mischini sono una parte. Sono, diciamo, semplici così, buoni e buoni. Cioè, sono tutti ottica, cose non ti capocci, mi fate accendere, c'è un grande salvone, accendere. Allora, scusate, i cappuccini, sapati, mi dicono, ah sì, allora facciamo una sfida, ideologia. Voi vedete miglior te e miglior oro, gesuiti e noi miglior cappuccini. I gesuiti prendono grande di oro. I cappuccini sono un po' scandali, ci vai tu, ci vai io, ci vai io, ci vai tanto ricco. Cosa facciamo? Pigliamo un po' che la fabbrica, io la mia. Comincia la sfida, però giustamente i cappuccini in un paese naturale, un po' ignorante, e ti dicono, la sfida deve essere fatta solo con i gesti, senza parole. Comincia il gesuita, dice ognuno e ci fa questo. Cappuccino Maria, piglia Twitter, esce in giro. O gesuita, o teologo, piglia Chichirita, esce in giro. Il cappuccino taglia la gente, che Chichirita, l'incucchia, ci va lì. A suo punto, mi ricordo, mettiamo la franchezza. Piglia un marino, e comincia a mangiare insieme con che esce in giro. Il cappuccino, e cerca la franchezza, piglia la mela, e sa mangia. A suo punto, teologo, dice, basta, hai vinto tu, sei troppo forte, e se ne va. I gesuiti dice, ma tu, un grande teologo che fai parte di questo passo unico, è stato troppo bravo, gli ho detto che in Gesù c'è una sola persona. C'è una sola persona. Però lui mi ha risposto, in tua natura. Gli ho ricordato che in Dio ci sono tre persone, ma lui mi ha risposto in una sola natura. A questo punto ho preso il pane, l'ho mangiato con gusto per ricordargli che Gesù si è fatto male per noi, per la nostra salvezza. Ma lui, vedendo la mela, ci ha ricordato che tutti abbiamo peccato in Adamo. A questo punto, non ho più saputo cosa dire. C'è intanto le cappuccine ce la fermeranno, tu picchiavano, sbattiano, la lasciavano all'aria. Quando cari ci fanno dice, ma come facci? Stai che ne saggio? Mi vengono a chiamare un occhio, io ci sei, te ne devo due. Poi un zeretti mi vinto e mi vengono a chiamare, ci sei. Ma non mi picchi gli occhi. Quindi stava buscando, se ne fosse io, c'è una fame, si mangiava niente. Io era più a più che hai a fare, la tagliata la tagliata via, ma a me lo mangiamo. Basta. Concludo con questa cosa. Gesù, una poesia di Lenzino, piccola poesia di Lenzino Palmera. Gesù, confermo. Stettero tutte pure i nervi tisi, anche le sante di lo paradiso, quando la Madonna di Matino circò, senza tu, mamma, tu, mamma. Il ciumi d'oro su Dago, Gesù! No, non c'è più! Vigili e martiri gridarono, Gesù! No, non c'è più! Costinti per candeli cercarono, Gesù! No, non c'è più! E quando la Madre Immacolata, a via Gelotti di Rabolorata, l'Arcangelo Gabriele ci portò l'annunciazione tanto desiderata. Telefonò, un diavolo Lucifero! Giù a Gesù innocentemente offerto, a farci bene, tenendo disudiso e ora lo riporta a paradiso. Maria si mise la mano dal petto e con sospiro disse, grazie Padre Eterno, non era un bambino, era l'inferno. E io che avevo dentro lo cuore in guerra, in sanno, Dio istanzi che avesse ritornato sulla terra.